Innanzitutto ti aspettavi questo Taranto e soprattutto una Provercelli molto aggressiva che l'ha messo in difficoltà? Beh sì, noi ci aspettavamo una squadra così tosta, con tanta qualità e tanto agonismo, e quindi abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi per almeno pareggiare la loro intensità, e credo ci siamo riusciti. Comunque il Taranto è una squadra portata, diciamo, è costruita per la vittoria di questo campionato, quindi nel senso noi siamo stati all'altezza, e complimenti a noi e bravi anche loro. Senti, hai avuto l'impressione che probabilmente il Taranto, almeno questa è stata la mia impressione, è partito contratto in entrambe le frazioni, sia il primo che il secondo tempo, e probabilmente ha subito questa freschezza, questa aggressività e il centrocampo a rombo della Provercelli? Beh sì, il Taranto, non dimentichiamo, domenica comunque veniva da una sconfitta importante, quindi è venuta qua, non dico temendoci perché non è vero, però nel senso qua doveva per forza far punti, quindi magari è partita un po' più timorosa, e poi noi sì, con centrocampo così siamo riusciti a metterla un po' in difficoltà, poi abbiamo preparato benissimo la partita e chiudere le loro giocate, quindi hanno faticato molto. Secondo te la Provercelli, alla luce anche di queste prestazioni, anche con squadre che sono poi le candidate un po' a fare il salto di categoria, potrebbe giocarsi anche un posto per i playoff? Ma è prematuro? Secondo me è un po' prematuro come discorso, visto anche il fatto che sono passate veramente poche partite, però il fatto di aver affrontato tutte squadre di un certo blasone, aver fatto quasi sempre punti, quindi ci rende ottimisti e consapevoli che possiamo giocarci un ottimo campionato. Non dimentichiamoci